Buonasera a tutti, questa sera affrontiamo il problema della morte a Birkenau, che poi la fine che hanno fatto la stragrande maggioranza degli ebrei italiani, quindi cittadini italiani, che è stata deportata a Birkenau e come è stata purtroppo la sorte della maggior parte dei cittadini europei di religione ebraica. Che sono stati deportati in questo posto. Abbiamo la possibilità, con la presenza di Shlomo, di entrare nel cuore di questo sistema, che è il sistema di messa a morte. Oggi Shlomo è l'unico sonderkommando che parla ancora in vita. Mi spiace sempre dire questo, Shlomo. Questa è la verità. Oggi sono circa 5-4 i sopravvissuti del sonderkommando di Birkenau, ma gli altri, compreso suo fratello che abita negli Stati Uniti, non parlano in pubblico, hanno parlato una volta sola, basta. E quindi Shlomo ci dà questa enorme possibilità. Shlomo è un italiano residente all'estero, potremmo dire. Perché era un italiano, con cittadinanza italiana, che viveva a Salonicco ed è stato deportato da Atene. Ma puoi dirci proprio brevemente come sei stato deportato? Buonasera a tutti. La mia deportazione è avvenuta un anno dopo la deportazione di tutti gli altri ebrei di nazionalità greca. Quasi 46.000 persone sono state deportate nel giro di 3 mesi, non di più, mentre noi come cittadini italiani, quando i tedeschi avevano già finito di deportare quelli greci, volevano deportare pure gli italiani, che a loro non interessava niente, non soltanto degli ebrei. Io lo dico sempre questo per far capire anche agli altri italiani che se avessero vinto i tedeschi, per conto mio, da quello che io ho visto stando sul posto, l'Italia sarebbe diventata una colonia tedesca. Comunque è andata bene come è andata. Il nostro console non ha lasciato portare via questi pochissimi italiani, eravamo 320-340, quando appunto il console si è opposto e ha detto che provvedeva lui a portarci in un altro posto dove non era l'occupazione tedesca, perché Salonicco era occupata dai tedeschi e non dagli italiani. Così nel giro di 15 giorni hanno dato loro 2 settimane di tempo per farci portare via. Immaginate un po' voi, persone che eravamo lì da 4 secoli almeno, e portare con noi il più possibile, non so, qualche materasso, qualche coperta, cose così. E difatti hanno organizzato una tradotta militare e ci hanno portato da Salonicco ad Atene. E voi sapete benissimo che tutte le persone che vengono da fuori, rifugiati, vengono messe nelle scuole. E noi, mi ricordo, una grandissima classe, eravamo 8 famiglie, si dormiva per terra naturalmente con i materassi. Però per il fatto di mangiare toccava arrangiarsi, andare un po' ai mercati e recuperare qualche cosa di quelli che gli altri non volevano, allora si cercava un po' di tirare avanti così, e un po' anche vendendo delle cose che si aveva ancora nuove, in particolar modo noi, che avevamo mia sorella che era in procinto di sposarsi, però gli hanno portato via il fidanzato un anno prima e tutta quella roba che aveva preparato ce l'avevamo con noi, e ogni giorno si può dire si andava a comprare, si vendeva un lenzuolo per poi comprare cose da mangiare. Questo è durato pochissimo perché voi sapete l'8 settembre c'è stato l'armistizio, l'Italia si è divisa in parte degli italiani, l'hanno lasciato i tedeschi e da lì è cominciato il nostro calvario. Dunque l'hanno lasciato qui
per un paio di mesi, però loro avevano già le idee chiare di quello che dovevano fare con la rimanenza di ebrei ad Atene. Arrivato insomma due mesi prima della deportazione, una legge che gli ebrei dovevano andare a firmare un registro tutte le settimane, il giorno di venerdì, e cosa che facevamo io e mio fratello tutte le volte, presto per recuperare la giornata dopo, quando un bel venerdì ci hanno bloccato dentro in questo ufficio della comunità ebraica, che accanto c'era pure la sinagoga, e aspettavamo, tirato fuori una scusa banale, che doveva venire appunto il comandante, un suo ufficiale, per dare delle informazioni. Invece questo non è avvenuto, non era altro che attendevano che venissero altri a firmare e trattenerli là. Comunque verso le due all'improvviso ci hanno detto di uscire, e come siamo usciti erano già pronti i camion, ci hanno portato direttamente in una grande prigione e lì siamo stati penso 6-7 giorni, una settimana circa. Però là, il giorno prima della partenza da là, ci hanno, tanto per farvi capire l'inganno, come era tutto con l'inganno, di se trovavamo il giorno dopo la mattina, si partiva presto, dove, quando, insomma, in che posto, non si sapeva. Allora se incontravamo nel cortile qualcuno di famiglia, parenti, genitori o qualsiasi altro, volevamo stare assieme, che era molto meglio per affrontare il viaggio. Difatti noi pregavamo di non incontrare la mamma e le tre sorelle che io avevo, che loro stavano a casa, stavano alla scuola. Loro avevano già fatto la retata alla scuola e non sapevamo nemmeno che loro già stavano in prigione. Comunque è arrivato quel giorno fatidico e ci hanno portato la mattina alle 5:30, uscivamo dalla nostra, ci avevano buttato in un posto così, una cosa di vita dolce, e siamo usciti subito. La prima cosa ho visto la mamma e le tre sorelle, e allora siamo rimasti assieme. Da una parte eravamo contenti che le abbiamo incontrate, però affrontare un viaggio senza destinazione, non sapevamo dove. Comunque questo è stato l'inizio e da lì è cominciata la partenza. Ecco, Shlomo, tu hai fatto questo trasporto, che è stato uno dei trasporti più lunghi che i nazisti abbiano fatto fare alla comunità ebraica d'Europa, perché da Atene fino ad Auschwitz il tragitto è almeno di 10 giorni, infatti poi sono 11. Il tragitto è stato particolarmente duro. Potete immaginare persone che non avevano mai dormito fuori casa, trovarsi dentro un vagone bestiame, tutti accalcati così. Il mio vagone eravamo penso sui 65 persone, donne, anziane, bambini piccoli, anche donne in stato interessante, insomma di tutti i colori. Però abbiamo cercato di creare un'atmosfera un po' diversa, tagliando diciamo in due il vagone, da una parte gli uomini, dall'altra le donne con i bambini. Entrando dentro questo vagone, io ero abbastanza, volevo sempre vedere qualcosa di più, e ho visto appunto un bidone grande di quello che si usa per la benzina, e quello era per fare i bisogni, e poi un altro bidoncino di 100-150 litri d'acqua, e in un angolo c'erano una ventina di chili di carota e tre cassette di uva passa. Però non sapendo il tutto come fino a dove si arrivava, come sarebbe stato, comunque questo era il sostentamento. Ci sono tante altre cose, ma non si può allargare troppo, perché altrimenti andiamo a finire troppo lontano. Comunque nel libro che ho scritto ho cercato di scrivere il più possibile tutto quello che io ricordavo, e penso che sia anche abbastanza interessante, perché sto vedendo che in tutte queste nazioni che l'hanno preso sta andando molto molto bene, sia in Italia che in Francia prima di tutto. Comunque stando in questo vagone, all'improvviso da Atene dovevamo passare per forza maggiore a Salonicco, e ho pensato di guardare dalla finestrella. Erano quattro finestrelle lunghe così e alte così, si poteva passare da questo. Arrivati verso Salonicco, il treno si fermava sempre fuori dalla stazione centrale per fare
rifornimento di carbone e acqua, che allora andavano così, quando all'improvviso noto un ferroviere giovane, abitava proprio attaccato a casa mia, il quale papà di lui è stato preso appena i tedeschi sono entrati, essendo lui un capo comunista, ma di quelli proprio sfegatati, quando si dice quei forti, e l'hanno fatto sparire, non si sa appunto, sapevano tutti che era sicuramente ucciso subito. Allora il figlio ha preso il suo posto e mentre appunto si avvicinava io cercavo di guardare, quando lui ha alzato gli occhi, perché anche lui era curioso, voleva vedere se conosceva qualcuno, appena mi ha visto è rimasto senza parole. Mi guardava così, all'improvviso ha bisbigliato in greco e ha detto, ve lo dico in greco, dopo lo traduciamo, mi ha detto che taxe na fiete, iatichipus spigenone, sascotolon olus. Cercate di scappare, perché dove vi portano vi ammazzano tutti. Voi capirete adesso, noi che stavamo dentro in questo vagone senza uscita, solo questa finestrella, abbiamo un po' parlato tra di noi, io, mio fratello e i due cugini più o meno della stessa età, di cercare di scappare eventualmente e salvare la vita senza pensare a null'altro. Quando verso mezzanotte mio fratello era già pronto con una gamba fuori, però io sono convinto che nessuno di noi sarebbe rimasto in vita, perché il treno andava, non è che ti appoggiavi e magari sul predellino o qualche cosa così e saltare, lì ti dovevi buttare come andava, andava. Comunque, meno male che c'era, meno male, diciamo così, c'era lo zio che non dormiva perché era disperato, la situazione era veramente pesante. E quando ha notato questo ha cominciato a urlare come ha svegliato tutto il vagone, e noi vedendo che tutti gli altri piangevano, la mamma piangeva, le sorelline piangevano, e come si poteva lasciare le persone così a scappare? E questo era il motivo dei tedeschi che ci avevano detto di stare uniti tutte le famiglie, anche quello faceva parte del loro sistema. Comunque abbiamo desistito da fare questo e abbiamo detto quello che sarà per loro sarà anche per noi, e difatti abbiamo comunque ritentato la seconda sera, ma è andata male ugualmente, e poi il treno si è avviato, e come ha detto Marcello, 11 giorni, 10-11 giorni sicuramente, perché c'è scritto pure ad Auschwitz, e in 10 giorni tutti quelli di Grecia quando sono stati riportati, in 10 giorni sono 10.000 persone, immaginate un po' voi come comandava presa quella cosa. Comunque, arrivati lì sul posto, c'è sta famosa Judenrampe, che lì venivamo selezionati praticamente. Faccio vedere le immagini. Allora, noi stasera ci facciamo aiutare anche da alcune immagini. Quella che avete visto era l'immagine di Birkenau, complessiva, fatta un'immagine scattata dagli americani nel 1944. Shlomo è sceso fuori dal campo, perché è sceso qualche mese prima della costruzione di questa rampa all'interno del campo, la rampa in Birkenau. Però la tecnica della selezione era abbastanza simile. Questi erano due treni, vedete, il primo treno è già stato svuotato, l'altro deve essere svuotato. Davanti ad ogni vagone c'è un SS che ha un ordine, contemporaneamente aprivano i vagoni, e poi c'è una divisione tra uomini e donne, e poi incomincia la selezione. Ecco, Shlomo, ci puoi raccontare la tua selezione? Dunque, come ha detto già Marcello, il mio gruppo penso che erano tra gli ultimi che è sceso fuori da questo posto. Praticamente fino allora non si poteva vedere dove era il campo, perché era circa 800 metri distante da questo posto e non era possibile vederlo. Comunque potete immaginare, arrivati sul posto, quando il macchinista ha cominciato a suonare, a fischiare in una maniera così forte, si vedeva che era contento che finalmente ha finito il suo servizio, e quando ha frenato anche abbastanza forte, e in quel momento lì hanno spalancato i portelloni di questi vagoni, e allora urla e strilli in tedesco, tutti giù, io ero giovane, avevo 20 anni e 4 mesi per la precisione, sono stato subito, e ogni volta che vado lì
cerco di far vedere alle persone dove era il posto dove io sono saltato, perché oltre all'altezza del vagone c'era anche un pezzo scosceso che era pericoloso, specialmente pensavo tanto a mia mamma che era veramente distrutta, un po' perché era da 4-5 anni vedova con 5 figli e non ne andava tanto per bene. Comunque mi sono messo lì in attesa che arrivassi più vicino per dare una mano, quando all'improvviso sento due colpi in testa, uno dopo l'altro, ma forte. In quel momento mi sono tirato un po' indietro, così ho guardato, era pronto a darmi un altro, e questo lo facevano di proposito per cercare di mettere caos con tutte le persone che erano là, perché sennò ognuno cercava la mamma per stare con la sorella e tutte queste cose. Ma così, quando facevano così, la gente non capiva più niente. E difatti mi sono ritirato indietro, da quel momento in poi non ho visto la mamma, non ho visto le sorelle, niente. Solo mio fratello stava vicino a me e questi due cugini, che siamo stati veramente fino all'ultimo, sempre assieme. Adesso da quel momento in poi ti portavano in un posto che si chiama sauna. Tutti quelli che erano destinati a lavorare dovevano passare per un edificio dove c'era, prima di tutto ti spogliavi completamente nudo. Dopodiché passavi dai barbieri, c'erano sempre ragazzi prigionieri i quali ti rappavano la testa a zero, ti facevano una striscia più fine al centro del capo. Dopo la cosa peggiore era depilarti tutto il corpo in una maniera incredibile, nemmeno i maiali si faceva così, pieni di sangue eravamo tutti perché i ragazzi non avevano l'attrezzatura giusta e non erano barbieri, non sapevano neanche usare le lamette. Comunque è passato anche quello. E siamo passati finalmente sotto le docce. Le docce era come un serpente che si passava così, si andava avanti. Eravamo selezionati 320 persone e lì c'era alle manopole un tedeschino, dico perché non aveva più di 18 anni, il quale sentiva il padrone del mondo e stava vicino alle manopole. Quando stavi sotto le docce, veniva l'acqua abbastanza normale, all'improvviso rigirava lui per divertirsi, chiudeva quella fredda, veniva quella bollentissima e tutti di colpo uscivano da sotto l'acqua e lì era la musica di questo tedesco a urlare come un animale che dovevamo mettersi sotto. E nessuno voleva mettersi sotto, andare proprio a ascoltarsi. Allora scendeva dal suo posto, veniva vicino e cominciava a dare i calci ai stinchi con quei stivaloni pesanti che loro avevano, per forza maggiore era costretto ad andare sotto. E poi lui si divertiva in questo senso, calda, fredda, fredda, calda, e questo era il suo divertimento e che rendeva come un pazzo. Comunque è passata anche quella e allora toccava andare a farsi, a mettersi il numero al braccio, il numero di matricola, il tatuaggio al braccio sinistro. Anche lì era una sofferenza enorme, era tutta una sofferenza, però c'era qualche cosa che era passabile, qualche cosa che era molto pesante. C'era un tavolo come questo più lungo, che c'erano più persone sedute, allora si metteva il braccio così, uno te la riceveva, il braccio e l'altro che sta di là, con una specie di penna stilografica, dico io, pungicchiava continuamente finché faceva il numero intero. Il mio numero è 182.727, è abbastanza anche grande. Non vedevo l'ora che mi lasciasse questo braccio perché il dolore si sentiva abbastanza. Quando finalmente mi sono sentito libero, ho preso con la mano, ho strofinato sopra per attutire un po' il dolore e in quel momento lì ho guardato il braccio, si vedeva tutta una poltiglia nera. Non ho capito più che cosa poteva essere, dico adesso ho cancellato tutto e chissà quale botto che mi darà. Comunque subito ho pensato a un po' di saliva con due dita, ho fatto così e ho visto che il numero era iniettato, allora mi sono tranquillizzato. Lo stesso vicino a me c'era sempre mio fratello. Allora ci hanno cominciato a dare il vestiario, tutto sempre bagnati, senza asciugamani, senza niente, insomma. E lì era un'altra tragedia perché ti davano il vestiario di altri perché verso la fine non davano più quelle divise a strisce perché non c'avevano più soldi o qualcosa del genere. Comunque anche lì c'è stata la storia che ognuno magari non entrava per la giacca oppure il pantalone, insomma, tutte queste cose abbiamo superato pure quelle. Ecco Shlomo, arriviamo avviciniamoci a quello che è il tuo lavoro che poi avresti fatto all'interno del campo. Allora, tu sei entrato come tutti in quarantena
e a un certo punto sei stato scelto per entrare nel Sonderkommando. Come sei stato scelto? Nel senso che c'era un criterio di scelta per entrare in questo comando o no, secondo te? Per me non c'era una scelta, non c'era nessuna scelta per nessun altro lavoro. Comunque dopo di tutto questo raccontato venivamo mandati alla quarantena, tutti dovevano passare la quarantena perché loro avevano molta molta paura per queste malattie infettive. Allora 40 giorni era sufficiente per vedere se c'era qualcuno con qualche male del genere, e se trovavano uno di quelli in una baracca, quella baracca era, andavano tutti a essere eliminati, perché non è che stavano a cercare gli altri, guarivano prima, subito venivano eliminati. Allora un giorno è capitato, dopo 3 settimane, è capitato un ufficiale con 2 attendenti e chiamano il capo di fare ad una Ataintre in tedesco, e erano tutti fuori subito e senza il cappelletto, sono tutte cose che si facevano sempre. Allora hanno cominciato a chiedere che lavoro sapevamo fare più o meno, nessuno sapeva fare nessun lavoro. Io ho detto subito barbiere perché ho visto come mi avevano conciato e avevo una mezza idea di questo. E lo stesso ha detto mio fratello, i tuoi cugini e altre persone. Invece un altro amico che molto recentemente ha detto che faceva il dentista e invece lavorava in banca, voleva eventualmente fare pulizie dentro lo studio del dentista. Comunque ci hanno preso 80 persone senza dire una parola che lavoro si andava a fare. Non esisteva che lì ti dicessero c'è da fare questo lavoro, chi vuol fare questo lavoro? Non esisteva assolutamente. Allora 80 persone ci portano al reparto, diciamo, il campo era diviso in 6 parti e c'era la parte D che sarebbe il campo di lavoro. Ci hanno portati là e ci mettono, c'era una baracca speciale, la quale era una baracca per il Sonderkommando. Già entrando dentro in questo campo, la prima cosa che ho notato, alla mia sinistra, delle baracche lunghissime con tante ciminiere, erano le cucine, perché era per tutto il campo. Alla destra invece c'era una piscina piena d'acqua e all'angolo della piscina c'era un palo alzato con una corda per la forca. E in quel momento ho immaginato subito io, ai film che vedevo quando ero più ragazzino, che si vedevano i cowboy, queste cose in America, e si vedeva spesso queste corde così di piccagione. Dico, beh, siamo arrivati in un bel posto, già ci fanno vedere le cose come saranno. Comunque ci portano in questa baracca, c'era una persona dentro, era un ebreo polacco, il quale teneva un po' di ordine dentro la baracca, e questo ha cominciato un po' a parlare con me in Yiddish, e io sapevo parlare tedesco Yiddish, ci siamo capiti, mi ha dato anche un pezzetto di pane, un bel pezzo di pane bianco, eccetera. Comunque dopo ha cominciato a chiedermi cose e io chiedevo pure a lui. Alla fine mi ha detto che è Sonderkommando. Che cosa è Sonderkommando? Comando speciale. E che fanno questo comando speciale? Lavoro al crematorio. Che cosa sono i crematori? I crematori io non so, non avevo la minima idea di cosa voleva dire il crematorio. Dicevano è un crematorio dove bruciano i morti. Ma non mi ha detto che sono i morti, sono quei vivi che arrivavano, li uccidevano e li ammazzavano. Comunque anche se me lo diceva non c'era via di scampo, non è che potevi fare nulla. Comunque io le dicevo sempre, chiedevo sempre, ma danno da mangiare, perché loro ci prendevano anche con la fame, cioè per quello ci prendevano. Comunque mi aveva detto di stare tranquillo che avrai la tua porzione di quello come danno a tutti, oltre a quello avrete qualche cosa in più. Come, che cosa, non sapevamo. Adesso dobbiamo saltare un pezzo e andare nel cuore del problema, cioè nel meccanismo. Allora, se tu guardi qui dietro, se andiamo avanti di una, ecco, questo è il momento della selezione, dove c'è una donna con un bambino che viene mandato da una parte. Poi, se andiamo avanti, vediamo i resti di una selezione, quel che rimane sulla rampa, la rampa come è stata trovata poi alla fine, e vediamo delle persone che stanno andando
e non sanno che cosa sta succedendo, ma vediamo che sono tutti donne, bambini, anziani. Questa donna con i tre bambini sono foto tratte dall'album di Auschwitz. E questo è il momento della selezione, vedete? Sono selezionate prima le donne, poi gli uomini, e quelli là in alto sono le donne che sono già state selezionate e che stanno andando verso quella costruzione là in fondo, che è in alto. E questa è una donna che non si sa ma non può entrare nel posto dove la stanno mandando. E queste sono delle donne che stanno entrando nel crematorio numero 2, dove tu hai lavorato. Ora, abbiamo visto quel che succedeva alle persone appena prima che arrivassero nel luogo dove lavoravi tu. Tu hai detto che facevi il barbiere. Ci puoi raccontare che cosa succedeva a queste persone quando entrarono nella struttura dove ti hanno messo a lavorare? Dunque, queste persone, quando cominciavano a entrare, si formava una fila immensa. Le persone sotto già stavano svestite, entrate dentro la camera, diciamo, delle docce, che poi era la camera a gas. E ancora la gente stava lontanissima, e per prima c'erano sempre le donne con i bambini, e scendevano, come scendevano quei 12 scalini nel sottosuolo, c'erano nelle pareti degli attaccapanni con dei numeretti e poi delle panche, e anche a loro veniva detto che ognuno dovrebbe mettere, ricordarsi il numeretto dove mettevano la roba, e legare le scarpe di modo che quando uscivano dalla doccia avrebbero trovato tutto nel loro posto, non si sarebbe creato, insomma, parapiglia, che poi avrebbero preso la roba e non l'avrebbero trovata. Allora tutti quanti facevano così, e presto presto, non è che c'era troppo da guardare. E difatti le donne, specialmente quelle con i bambini, cercavano di fare prima, di andare presto, di finire e uscire. E questa era la cosa peggiore. Una volta mi sono trovato a passare davanti, qualcuno da dentro la camera gas stava venendo verso la porta da dove era entrata, dove c'era il tedesco col bastone, ed era arrabbiata che non veniva l'acqua e che aveva freddo, e il bambino era terrorizzato e voleva sapere se poteva ritornare indietro. Allora il tedesco neanche rispondeva, prendeva il bastone e a forza di bastonate, come si fa con gli animali, quella è dovuta scappare, perché oltretutto prendeva anche le botte, e continuava a entrare gente dentro finché ha finito le donne e cominciavano a entrare pure gli uomini. Guarda questa immagine. Questa è un'immagine di un mio, come si può dire, un altro prigioniero francese, il quale era un pittore, si chiamava David Oler, il quale io non sapevo che lui era pittore, perché lì non è che ci frequentavamo, è un po' come la Fiat, con tante persone che lavorano dentro, non è che si conoscono l'uno con l'altro. Comunque lui non l'ho visto mai lavorare come lavoravamo noi, ed era un pittore il quale i tedeschi che lo conoscevano venivano da lui per farsi disegnare magari una cartolina di buon compleanno, buone feste o cose del genere. Lui faceva dei piccoli disegni e tutti erano innamorati di lui, così lui faceva queste cose, insomma, segnava su queste cartoline, e non ha mai lavorato come sonderkommando, questo David Oler. L'ho saputo dopo, con altre cose, dopo la liberazione. Ha fatto lo stesso itinerario che ho fatto io, da Auschwitz, andati verso Mauthausen, da Mauthausen a Mecca a Ebenezer, sono venuti gli americani dove ci hanno salvato. Dopo sono venuto a sapere di questo, di lui, che è morto poi nell'85. Io non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ho parlato col figlio più tardi perché ho cercato e l'ho trovato. Ecco, insomma, allora David Oler era un ebreo deportato dalla Francia, non era francese, ma era un ebreo straniero in Francia, deportato dalla Francia ed è entrato nel Sonderkommando, faceva il pittore all'interno del Sonderkommando, e faceva molti ritratti anche delle SS, per cui l'ho mantenuto in vita per tutto il tempo. E la cosa incredibile è che lui ha fatto questi disegni quando era là, li ha nascosti, così ha testimoniato dopo la guerra,
questi disegni non sono stati trovati, ma appena liberato, appena ritornato in Francia, si è messo a dipingere, ma tutto di botto, tutto quello che si ricordava. E in questo caso dipinge la sala spogliatoio, che era sotto il livello del suolo. E Jean, la gente non si spogliava facilmente, soprattutto le donne. E allora c'era anche donne e donne che stavano assieme, non spogliavano davanti, se c'erano quelle molto più delicate. Mi è capitato una volta di vedere una donna molto fine, molto ben vestita, con due bambine più o meno della stessa età, credo che erano anche gemelle, avranno avuto sui 12 anni, più o meno, così penso io comunque. Allora vedevo che lei era incantata, che le altre si stavano spogliando e lei stava così, e allora erano, credo, dal Belgio, parlavano per il sentito che parlavano in francese. Allora sono andato vicino a questa signora, gli ho detto: Madame, dépêchez-vous, si sbrighi, perché verrà il tedesco e la picchierà. Allora nessuno la guarderà, mi sono girato io per darle almeno un po' di coraggio che si spogliasse. Difatti non avevamo bisogno di guardare nessuno, perché lì è, se vi dico l'inferno, peggio che l'inferno. Comunque poi non l'ho vista più, sicuramente si è spogliata come tutti gli altri, è entrata come delle altre per essere poi uccisa. Ero nello stesso tempo, sapevo che è morta, ma ero contento che ha evitato di prendere tante botte, perché le botte si sprecavano e l'ammazzavano ancora prima che entrasse dentro la camera a gas. Almeno quello si è salvato delle botte. Ecco, sono, questa è una ricostruzione dello spogliatoio. Esatto. Vedete come diceva, sono le panche e gli attaccapanni, mancano i numeretti, tu dici che c'erano i numeretti anche segnati. Tutto i numeretti, c'erano tutti i numeretti, quello. E quanto era lungo presso poco lo spogliatoio? Lo spogliatoio, io allora dicevo 50 metri circa lungo e largo una ventina, adesso non avevamo un metro, è proprio così, come diceva d'altronde, che gli scalini, 10-12 scalini, saranno 14. Ma più o meno era così, insomma, non di più. Adesso si vede poco perché l'hanno fatto esplodere e tutto il tetto ha coperto, praticamente manca una metà, era alto, penso un 3 metri sotto. Invece adesso si vede così, un metro e mezzo, più o meno. Lì in fondo c'era il famoso atrio che dava accesso sulla camera gas. Allora, Jomo ha lavorato in questi due crematori, il crematorio 2 e il crematorio 3, che erano le strutture più enormi, gigantesche, che i nazisti abbiano mai edificato, strutture di messa a morte, e che contenevano al loro interno spogliatoio, camera gas sotto il livello del suolo e al livello del suolo tutto il sistema dei forni, e sopra al primo piano gli abbaini, dove dormivano addirittura loro la maggior parte del tempo in cui hanno lavorato lì. Ecco, questo è l'atrio con l'entrata della camera gas e il montacarichi. E se possiamo vedere, questa è una ricostruzione dell'interno delle grandi camere gas di Birkenau. Vedrete che sono un po' diverse da quello che in genere la gente si immagina. Sopra ci sono dei falsi cumuli delle docce, non attaccati a tubi, c'è tutto un sistema di aerazione e diserazione, che qui si vede bene nei particolari, insomma è qualcosa di neutro, assolutamente neutro, con delle colonne portanti e delle colonne particolari. Allora, insomma, quando le persone entravano, che impressione avevano secondo te? Siccome a loro era stato detto che erano le docce, logicamente vedendo a quei pomelli delle docce si mettevano sotto in attesa dell'acqua. L'acqua non veniva e aspettavano che arrivasse l'acqua, invece entrava più gente fino alla fine, che era stracolmo e non si poteva. Secondo me, molte volte l'ho detto, lo dirò, specialmente i bambini più piccoli morivano ancora prima che buttassero sto gas mortale, diciamo ciclon B, perché purtroppo lì erano talmente ammassati che quelli che avevano più forza cercavano sempre di andare più in su senza badare
e quello che facevo a quello che prestavo almeno. Veniva appunto un piccolo fiorino, dopo che tutta la gente era entrata dentro, anzi voglio fare mezzo passo indietro. Ho detto prima che entravano per ultimo gli uomini. Avevano fuggitato anche questo sistema, siccome mettevano più di quelli che entravano, allora lasciavano una quarantina di uomini per ultimo, completamente già svestiti, chiudevano naturalmente la porta dell'atrio, appena l'ultimo era svestito, aprivano quella porta e dovevano per forza maggiore entrare nell'atrio e immettersi direttamente nella camera gas, anche se era pienissima. Questi, per non prendere le botte, specialmente gli ultimi, continuavano a spingere, arrivando lì, era come una massa di una forza enorme di questi uomini che spingevano tutti più dentro, e lì era la cosa peggiore. E il tedesco che stava lì ha detto a questo, chiudeva subito la porta ed erano tutti dentro, e le urla strazianti di tutte le persone, era incredibile, si sentiva veramente tanto. Comunque anche lì c'era questo tedesco, il quale ogni tanto si divertiva in attesa che doveva arrivare questo specie di fiorino italiano con due croce rosse ai lati. Finché non arrivava quello, lui stava lì, accendeva e spegneva la lucetta dentro questa camera gas. Si sentiva la differenza della voce di queste persone, perché quando spegneva la luce già era buio anche con la luce, ma quando la spegneva completamente la gente credeva che era già morta, penso, io facevo questo, pensavo così. Lui li accendeva, guardava per lo spioncino, che c'era un piccolo spioncino, e guardava lì, allora la gente come l'accendeva faceva, ah, come dire, siamo ancora in vita, così traducevo io nel mio cervello. Comunque andava avanti finché non arrivava questo fiorino. Arrivando il fiorino, ecco Slovo, ti abbiamo messo questa immagine che è una sezione della camera gas con una colonna. Vedete che sopra c'è una specie di caminetto, e tu lo conosci bene questo caminetto. E lì era dove il tedesco buttava dentro gas, e sopra, che vedete quei ganci, era fatto un po' diverso comunque da quello che c'era lì, ma era, faceva lo stesso effetto, era una cosa in cemento molto pesante, e se il tedesco buttava dentro una scatola, a volte 2 kg, a volte 2,5 kg, dipendeva da quante persone c'erano sotto. Comunque purtroppo quella toccava a rotazione le persone che lavoravano là, come me per esempio, quando il tedesco stava per buttare il gas, voleva avere due di questi nel zona del comando che, come buttava il gas, dovevano coprire quel buco, insomma, in un certo momento. E difatti in quel momento lì lui se ne andava via. Dopo 10-12 minuti non si sentiva più una voce delle persone che prima si lamentavano, eccetera. Difatti poi da sotto aprivano quella porticina da dove erano entrate, mettevano in moto tutte quelle ventole che metteva dentro l'aria pulita, estraeva quell'aria che non vi potete fare un'idea di quello che poteva essere, e subito entravano in opera quelli ragazzi addetti all'estrazione di questi morti, diciamo, che erano dentro la camera. Era molto difficile perché tutte queste persone, essendo così ammassate, erano avvinghiate uno con l'altro, che non era facile tirarle fuori, finché si apriva un piccolo varco e man mano cominciavano a tirar fuori. Allora li portavano in questo piccolo atrio dove io dovevo tagliare i capelli come erano. Prova a guardare queste immagini di Olerse. E questo già sta sopra, questo. Comunque, dopo di quello, venivano messi nel montacarichi, come si vede là, e da lì, dalla camera gas, questo, che traevano fuori. Qualcheduno all'inizio faceva con questa cinghia, e noi non sapevamo niente, purtroppo li prendevamo con le mani, ed era, scivolavano perché erano sporche, perché c'era di tutto dentro, non voglio specificare per non mettere tanta tristezza a voi. Li portavano fuori così, da lì venivano dopo, come ho detto, tagliati i capelli, e l'altro mio amico per i denti, e subito messi
venivano al piano terreno dove poi venivano portati, c'erano altri che lavoravano naturalmente davanti ai forni. No, ma cercavate di toccare il meno possibile i cadaveri? All'inizio lo sapevamo, non eravamo pratici, ma col tempo toccava a arrangiarsi, a fare qualche cosa da non toccare, perché erano sporchi oltretutto. E abbiamo pensato, c'era tanta roba, che tutto il bestiario che avevano lasciato, magari si prendeva una camicia, si stracciava, si prendeva qualche pezzo, ma quello lì si bagnava subito, eri sempre in mezzo a questa porcheria. E alla fine abbiamo sfuggitato un'altra cosa, non come ha fatto vedere prima, così, ma con un bastone semplice, con la parte rotonda, si prendeva il collo così, si tirava il morto senza toccarlo per niente, è la cosa più pulita per quelli che lavoravano lì. E quello è stato tremendo, naturalmente, e toccava fare tutte queste cose, purtroppo. Per la pulizia della camera a gas. Ecco, quello era un altro lavoro, potevo esserci pure io, ma io potevo anche non esserci, non era obbligatorio che io stessi là, perché io dovevo fare soltanto quello che avevo detto che facevo. Però molte volte dicevo addirittura a qualche amico che estraeva i corpi di prendere il mio posto, che vedevo che lui era un po' giù di morale, stanco, eccetera, allora per dargli un po' più di coraggio cercavo appunto di cambiare magari un quarto d'ora, 20 minuti, e così si cercava di aiutare un po'. E cosa avevi chiesto te? No, sì, la pulizia della camera. La pulizia della camera, c'erano altri appunto addetti anche a quello. Non vi dico come rimaneva, se avete visto qualche volta dove ammazzano le bestie, tutto quello che rimane, peggio. Tutte le pareti sporche dappertutto, allora era con la pompa d'acqua e poi dare bianco alle pareti, e quello doveva essere fatto presto, e mettevano subito, come ho detto prima, in moto queste ventole, però rimaneva sempre umido, però le persone che andavano dentro sapevano già che erano le docce, non immaginavano minimamente che era umido, perché era pulito in quel momento da tutta quella porcheria che c'era. Quindi ad ogni azione, diciamo, davate una bianco. Sì, sì, la calce bianca sparmava dappertutto, perché non potevano lasciare quelle pareti schizzate di sangue, di altre cose, non potevano rimanere. Dovevano prima bagnavano per pulire, poi passavano questa calce bianca e la gente non si accorgeva di niente, perché già entrando mettete la roba, ricordate il numeretto, tutte queste cose, già in partenza era così, per cui la gente era sicura che facciamo questo. Poi, ecco, a me per esempio mi avevano detto che arrivando sul posto di stare con la famiglia, perché gli uomini sarebbero andati a lavorare e le donne avrebbero accudito i figli, avrebbero dato l'alloggio in base alla grandezza della famiglia. Dunque uno già arrivava così, allora i tedeschi erano i migliori, tutto, non so, roba di acciaio, tutte quelle cose che avevano erano perfetti, erano di parola, eccetera. Mai uno avrebbe pensato a una cosa del genere, eppure c'è stato così. Vi fidavate dei tedeschi, questi? E tutti si fidavano, non solo tutti si fidavano dei tedeschi. E Slomo, tu hai detto che facevi il barbiere, qui Olea dipinge te e un altro tuo collega che faceva il barbiere. Anzi, sappiamo che Olea era dipinto proprio te in quel momento, ma dimmi, quello era il tuo lavoro? Perché oggi abbiamo sentito nel corso che stiamo facendo qui, abbiamo sentito che nei campi della Sachsen-Anhalt, i capelli venivano tagliati prima. No, negli altri campi. A Birkenau invece li tagliavate dopo. Le persone che morivano dopo. Prima tagliavano i capelli a chi andava a lavorare. Quelli che andavano a morire. Quelli che andavano dopo morto. Sì. E come avveniva la cosa? Avveniva semplicemente, tiravano fuori le donne, in particolar modo che avevano allora, si usava avere le code proprio più lunghe possibile, e allora era con questa forbice da sacco che mi era dato per tagliare i capelli, era un attimo, non era neanche faticoso, soltanto che dovevi stare in quel posto là dove il tanfo, l'odore di tutte quelle cose che
possibile, molte volte uscivo anche da, di fuori per andare a respirare un po' d'aria mettendo un altro ragazzo al posto mio, perché molte volte ti prendevano e ti dicevano che stai facendo un sabotaggio e che doveva andare avanti il lavoro, e loro sapevano precisamente quanto tempo durava quel tot persone che erano dentro, e in 3 giorni dovevano essere finite. Se durava magari mezz'ora in più, allora c'è stato qualche cosa che non andava bene. Ma diciamo, tagliavate solo le donne quei capelli? Solo le donne, perché quei capelli interessavano di più, perché erano capelli lunghi, i capelli corti non avevano bisogno, non c'erano. E cosa facevate dei capelli lunghi? I capelli venivano presi e messi in un sacco. Quando si ogni 2 settimane circa, 15 giorni, si mettevano questi sacchi, 20-25 sacchi grandi, veniva un camion e prendeva tutta sta roba e la portava in un posto che io con Marcello siamo stati lì a vedere, li lavoravano sui capelli e facevano addirittura delle stoffe che chi andrà ad Auschwitz potrà vedere in una vetrina come ci sono delle stoffe fatte con questi capelli, però prima lavorati naturalmente, e facevano anche della moquette per i sottomarini che non rimbombasse quando appunto i marinai camminavano, così facevano anche quello lì per i sottomarini. Difatti lui, a me mi hanno dato la forbice come barbiere, a lui come dentista, gli hanno dato la pinza e addirittura lo specchietto ricurvo, voi sapete, per aprire la bocca, eccetera. E lui doveva aprire le bocche e estrarre fuori tutti quei denti d'oro, chi ce l'aveva naturalmente. E stava accanto una specie di salvadanaio abbastanza grande, fatto di legno, con tanto di lucchetto, come estraeva subito doveva buttare i denti d'oro là dentro. E anche quelli là, quando la cassetta era piena, veniva portata nella parte, diciamo, dalla parte sinistra, che c'era una piccola officina dove c'erano 2 ebrei cecoslovacchi che il loro lavoro era dentista, e non dentista, cioè lavoravano con loro praticamente a casa, e lo scioglievano quel loro, facevano i lingotti uguale come tutti gli altri, il peso uguale, eccetera, e questo ogni 15 giorni veniva un camioncino a prendere le cassette piene di questi lingotti d'oro, che erano poi tutto questo che ricavavano dai morti. Allora, dopo che i cadaveri erano stati messi sul montacarichi, andavano su di un piano, e quindi a livello del terreno, e venivano portati di fronte ai forni crematori. In questi crematori c'erano 15 forni e 3 mufole, cioè 3 aperture. E vedete che anche Oler scrive top, cioè si ricordava perfettamente la ditta. E guardate che quando è stato fatto questo disegno, poi subito dopo, non è che si parlasse della top, delle ditte tedesche, non si sapeva nulla. Quindi lui a memoria ha scritto quello che si ricordava. E la ditta top, dopo il marchio della ditta era dappertutto, sui portelloni di ingresso, dappertutto, di piano e così via. Allora, sono qui e si vede una specie di canaletto a destra, no? Là il montacarichi, una specie di canaletto e poi queste barelle e non dei carrelli. Ci vuoi spiegare, anche se tu non hai fatto questo lavoro, ma qualche volta hai aiutato? No, nemmeno mai potevi. Erano 6 persone molto forti. Ecco, come lavoro là c'era per esempio i 2 che alzano la barella, c'era mio fratello che era piuttosto forte e c'era uno dei miei cugini che aveva 32 anni, era più anziano di noi, e loro hanno lavorato con questa alzare appoggiando su 2 rotelline che erano là. E il terzo, ricordo, era uno, c'erano parecchi naturalmente, ma quello che io ricordo, un ebreo polacco alto, forte. Allora quelli là, prima di mettere i cadaveri sopra la barella, dovevano buttare dell'acqua, mettere sopra 2, uno con la testa avanti e uno con la testa dietro, una cosa del genere, e se c'era spazio mettevano anche un bambino, perché altrimenti non poteva entrare, ed era un po' pericoloso, difficile, perché si poteva anche attaccare il corpo, diciamo, della persona sopra, perché molte volte se non facevi subito, come si fa con la pizza, come si fa col pane, adesso un esempio banale, ma lì era così, mettevano l'acqua, perché
entrando dentro questa barella di ferro era talmente il fuoco forte che s'appiccicava, e quando succedeva una cosa del genere era per forza maggiore che dovevi cercare di pulire per poter andare avanti. Allora ecco che passavano i minuti, allora era sempre il fatto che si faceva apposta, che era sabotaggio. Ed era un continuo, cominciava dall'1, allora 3, 4, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15. Arrivava al 15°, già dovevano cominciare il primo di nuovo. Ed era un continuo, una rotazione di questa maniera. E non c'era un attimo da fermarsi. Quello che vedete sulla destra è fatto un po' così, però era un po' concavo, e lì si buttava dell'acqua, come estraevano dal montacarichi, venivano, scivolavano su questo posto e mettevano davanti a ogni mufola due cadaveri, e così era di continuo quelli che lavoravano là sotto. Era un lavoro a catena. La catena, come lavorare la Fiat. Insomma, qui c'è un'immagine sempre di Allaire che ho messo perché tu ci possa spiegare una cosa. Allora, non tutti arrivavano a piedi, e poi quando facevano le selezioni all'interno del campo, perché ovviamente c'erano le selezioni non solo iniziali ma anche all'interno, e all'interno le facevano sulle persone la cui capacità lavorativa era ormai ridotta vicino allo zero. Quindi le persone che venivano in genere all'interno del campo, si chiamavano musulmani, venivano portate al crematorio. A questo punto queste persone sapevano, ma non facevano la fila come tutti gli altri. Quando non stavano più in piedi, li portavano veramente così. Dipendeva, non è adesso la quantità delle persone, quante erano più o meno. Questo di solito quando facevano, in particolar modo, mi ricordo quando c'era una festività ebraica, specialmente lo Yom Kippur, che sarebbe una festività molto sacra, dove l'espiazione, diciamo, giorno dell'espiazione, che non mangiano per 24 ore, insomma, è solo pregare, cioè, tutto quello. Quel giorno là era veramente molto triste, perché facevano pulizia generale, visto che è festa, dai, andiamo così almeno. E arrivavano di questi, e venivano anche molti a piedi, no, quasi tutti venivano a piedi. Questi col camion, era che molti rimanevano quando veniva un trasporto, rimanevano magari 2, 3, 4 vagoni, così alla fine li raccoglievano tutti, li mettevano in un camion e li portavano. Specialmente, non lo dico perché non venivano da noi, venivano anche da noi, ma pochissimi, andavano al 4 e 5, che era formato diversamente. Invece da noi è capitato qualche volta che ci portavano, che ci hanno portato di questo. Come una volta ci hanno portato anche, e loro macellavano, non so, le mucche, qualcosa, la carne per loro, l'interiore a loro non li mangiano. E sono venuti una volta solo, hanno scaricato lì da noi, cosa che non avevano mai fatto. Si vede che l'autista non era pratico, è venuto, ha scaricato là, comunque è successo lì. E altre volte è capitato, appunto, questi che rimanevano dentro i vagoni, in particolar modo rimanevano molti bambini, anche neonati, appena nati, proprio nel vagone o qualche cosa del genere. E dopo li mettevano appunto in qualche camion, arrivava là e li alzava, come fa vedere, come si fa con la sabbia. Alzavano così tutti uno sopra l'altro, cascati in questa maniera. Uno, mi sento veramente molto molto colpevole di aver fatto una cosa che non dovevo fare, ma non si poteva fare a meno. C'era una signora anziana in mezzo a questi qua che erano caduti, e c'erano anche molti che erano magari mancavano una gamba o così, gente del genere. Questa signora aveva due calze, non il collant che è completo, e si dovevano svestire per poter entrare dopo dentro, e dopo c'era il tedesco che li ammazzava una alla volta con la rivoltella, oppure con un moschetto, diciamo, con un fucile aria compressa. E questa poverina qua era attaccata, sa, gli cascava la calza, cercava di tirarla su, io cercavo di spogliarla, cioè di levare la calza. Alla fine, quando ho visto che lei, mentre sto tirando giù una, mi sta alzando l'altra, tiro l'altra, si tira. Insomma, ho visto che sto perdendo molto tempo, perché sennò era sempre pericoloso
ti potevano prendere a te e levarti dalla circolazione. Comunque in quel momento là ha preso la calza, l'ho strappata, l'ho tirato via, così lei non ha avuto più la facoltà di poterla tirare più su. Naturalmente, come tutti gli altri, sarà stata una quindicina, e una alla volta è entrato dentro, veniva, non c'era quello anche che reggeva eventualmente, e il tedesco c'era pronto per uccidere. Quindi vuol dire che le rimanenze, come le chiamavate, le rimanenze non entravano in camera gas. No, perché la camera gas ormai aveva finito il suo compito, e lì non potevano mettere queste persone che non erano neanche all'altezza di camminare oppure di entrare là dentro, per cui ingombravano il lavoro, per cui facevano in questa maniera e venivano. Ma meno male che la maggior parte di questi andavano a finire al 4 o il 5, come io pregavo sempre che non capitasse mai qualche conoscente, qualche cosa così, magari me lo trovo davanti, è una cosa veramente insopportabile. E purtroppo è capitato, con tutto il pregare di non capitare, che non capitasse, capitare una volta uno. E questo era appunto uno della, ormai era la fine, che poi erano gli ultimi che sono stati bruciati in quel crematorio dove stavo io, erano circa 400 persone dell'ospedaletto, e volevano, siccome i russi stavano proprio a 3 chilometri, e questo era quasi quasi verso la fine, e allora questi 400 li erano portati lì. E le persone, la cosa peggiore era per questi poverini che sapevano che lì era la fine, lì si uccideva, mentre gli altri venivano col fatto che dovevano guardare il numeretto, che già non pensavano tanto a essere uccisi, la cosa era molto diversa. E questi invece erano, sapevano che andavano alla morte. Allora quando sono arrivati quelli, per puro caso sono entrato nella camera di spedizione, che avrei potuto fare anche a meno di entrare, quando all'improvviso mi sento chiamare Shlomo, ho sentito una voce strana, pure chiamato Shlomo. Ho aspettato un attimo, guardavo destra e sinistra, lui ha richiamato di nuovo, ma la voce non la riconoscevo, e piano piano mi sono avvicinato e guardavo, non conoscevo nessuno. Poi lui si è arrabbiato, dice: ma non mi riconosci? Mi fa: chi sei? Era un cugino di mio papà, sono Leone Venezia. E in quel momento mi sono caduto le braccia. E quando ormai sta lì, veramente non si riconosceva, era pelle e ossa. Perché era arrivato a quel punto là, all'ospedaletto? Perché lui non è entrato nello stesso servizio che ci avevamo preso a noi, non tutti siamo entrati là. Chi ha voluto entrare perché volevamo andare a lavorare, per mangiare, per questo. Invece lui l'hanno preso per fare aiuto idraulico, una cosa del genere. Ha preso una botta al ginocchio e c'aveva un ginocchio abbastanza gonfio. Aveva fatto versamento che si poteva benissimo curare, però lì la cura migliore era eliminare e basta. Difatti per questo motivo è stato portato là per essere eliminato. E lui ha cominciato, dice: vai per favore, parla con tedesco, può darsi che mi salvi, sono sta andando a morire, non è che li stanno facendo risalire. Dico: guarda Leone, noi qua non siamo più persone, siamo pezzi. Se tu rimani, sei un pezzo in più, dunque, anziché 70, saremo 71. Almeno che uno di noi non vada al tuo posto. Alla fine il sistema, dico, facciamolo contento, poverino, già che sta andando a morire. Vado da questo tedesco che era anche un po' abbastanza maleabile. Era un sottufficiale, diciamo, un sergente, una cosa del genere. E vanno lì, gli ho detto in tedesco, così almeno capito. I cavai le cusene con mai fatte, filai il camani elfen. C'ho un cugino di mio papà, se lo possiamo aiutare. E lui ha fatto subito con la mano: ah, das ist scheiße gala. E io pensavo fosse tutta un'altra cosa, siamo tutti, scusate il termine, siamo tutti nella stessa merda. Allora in quel momento là invece non è quello, e non so com'è, che me lo scordo sempre com'è. Me ne frego, come dire, me ne frego, una cosa del genere. Tu lo sai benissimo, la Sara sta sorridendo. Comunque, in quel momento sono tornato subito da Leone, gli ho detto: guarda che hai visto da solo, il tedesco non può fare nulla. Allora per distrarlo un po' gli ho detto: hai fame, vuoi mangiare qualche cosa? Sì. Allora subito sono corso, sono andato sopra agli abbaini dove avevamo noi i lettini, e quando trovavamo della roba della gente che lasciava tutta la roba che noi
portarla dopo in un altro canale a comando, si chiama. Allora, prima di mandarla via, cercavamo nelle tasche se c'era qualcosa da mangiare, lo prendevamo noi. E per quello che quel signore all'inizio mi aveva detto che avremmo avuto di più da mangiare, più degli altri. Allora ho preso due scatole di sardine, un pezzo di pane, sono corso subito giù, era quasi l'ultimo, e in quel momento lì, subito aperto, ho messo tutto in bocca, non ha masticato, ha ingoiato tutto come glielo ho dato, e in quel momento il tedesco ha visto che stavamo ancora così un po' parlecchiando, subito ha cominciato, oh, scosso, e subito gli andiamo le orecchie. E mentre che stava così mi continuava ancora a domandare, si soffre per morire, quanto dura, e questo. E io non vedevo l'ora che finisse la faccenda, perché non sapevo più che bugie dirgli, che cosa fare per non... Alla fine finalmente siamo arrivati vicino all'entrata della camera, è entrato dentro, il tedesco ha chiuso la porta e così lui era entrato dentro. Ma altri amici miei mi hanno preso da parte per non farmelo vedere, perché chissà in che condizione sarebbe uscito fuori dopo che è stato ucciso. Perché veramente la gente non rimaneva come era quando trovava dentro, quando usciva era tutto diverso, in vari modi. Comunque, alla fine, quando l'hanno portato sopra, è stato detto una preghiera per i morti, come si fa di solito, e così anche Leone ha finito, ha lasciato lì la vita. Stomo, tu mi stai dando tormento stasera, però, So, sono ancora una domanda e due poi. Cosa si faceva con le ceneri e con i rimasugli? Anche sto fatto delle ceneri, ma avevano detto, io non ero lì allora, che sotterravano eccetera, poi li hanno tirato fuori per non lasciare insomma segni di quello che accadeva. Alla fine, quando stavo io là, c'erano quelli con i carrelli che prendevano la cenere che usciva fuori da questi forni, e venivano portati all'angolo di questo cortile, che è immenso, grandissimo. Avevano fatto una specie di, come si può dire, una piattaforma di cemento, come quella per ballare, diciamo, una cosa rotonda così. Allora scaricavano lì, c'erano dei ragazzi con delle mazze che pestavano queste ceneri, specialmente quelle più grosse che non si bruciavano, nemmeno erano dure. Allora se rimanevano sempre, si poteva vedere che erano sommane. Allora c'era lì un setaccio, ecco, e l'altro che buttava con la pala, quello più fine passava, come si fa con la sabbia. E difatti dopo quella più fine si caricava su qualche camion, dopo veniva mandato. Lo portavano al fiume Vistola o Sava, che c'è là vicino, e buttavano là dentro. E così di continuo, qualche volta andavo pure io a fare questo lavoro, perché era la cosa, si può dire, migliore, nel senso che era tutto difficile, però stavi almeno all'aria aperta e potevi respirare un po' di aria, se non altro. Difatti dicevo ai miei amici, io mi assento, vado su, così vado un po' fuori. Difatti si faceva anche quello, c'era un po' di cambio. Un'ultima cosa. No, però, sì. Poi voglio dire, appunto, di questa cenere, quel vialone che c'è là, molte volte si creavano delle buche, quando pioveva, nevicava, eccetera. Allora quelle buche si riempivano, le riempivano, venivano a prendere quella cenere, invece di portarla al fiume, buttavano mucchi di questa cenere e le buche le pareggiavano con la cenere umana, lì in questo posto. Voi eravate destinati a morire, no? Tu lo sapevi, lo sapevano tutti, non era una realtà. No, me l'aveva detto questo signore che mi ha dato il pane, mi ha fatto anche questa scuola quel giorno. E quando c'è stata la liquidazione di Auschwitz, i giorni della liquidazione, che eravate ancora in vita, qual è stata la tecnica che avete usato per cercare di scappare? Non so, avrete capito senz'altro che noi eravamo destinate a non uscire da quel posto per non testimoniare. Dunque non si andava dentro la baracca, non potevamo venire a contatto con altri prigionieri, per non che non si raccontasse quello che avveniva, quello che sto dicendo adesso. Comunque
quando hanno convenuto un ordine di smantellare l'interno del crematorio, era ormai dopo ottobre, diciamo, più avanti novembre, allora noi del crematorio abbiamo cominciato con i scalpelli a smantellare quello che c'erano i forni, tutte quelle cose così che era fatto per durare centinaia e centinaia di anni. Comunque quando è stato finito quello hanno portato altri prigionieri per incominciare a tirare giù le tegole, i mattoni, tutto quello che potevano fare, e tra queste c'erano un migliaio di ragazze, che poi le ragazze non si poteva vedere se erano ragazze, se erano uomini, perché anche loro erano rapate completamente, erano piene di brufoli, perché anche loro, per non avere le loro cose, mettevano dentro le minestre, anche per noi può darsi, mettevano il bromuro o altre cose, per così eliminavano qualsiasi altra cosa, era abbastanza penoso. E noi abbiamo fatto quel lavoro lì, quando hanno cominciato a togliere le tegole noi non potevamo più dormire là, e una settimana prima ci hanno cominciato a portare dentro la baracca dove siamo stati la prima settimana. L'ultima sera, diciamo il 17 gennaio, stiamo rientrando dentro quando vedo un mucchio di persone che stavano per uscire, erano circa le 6, 6 e mezza. Allora mi sono un po' meravigliato, in quel momento lì la gente entrava, non usciva. Allora ho chiesto così in tedesco, ma sì, e uno mi ha detto evacuire, evacuazione. Allora il tedesco invece che ci accompagnava, di solito ci lasciava l'ingresso del cancello e poi quel pezzo andavamo col nostro capo dentro la baracca. Quella sera è venuto fino dentro la baracca e ci ha detto guai chi esce fuori dalla baracca. Allora facendo un piccolo conto, questi stanno evacuando, noi non possiamo uscire dalla baracca, che lo sapevamo già da prima, te lo stanno dicendo. Allora a un certo momento, come il tedesco è andato via, subito ci siamo messi d'accordo, tutti usciamo fuori, ci mescoliamo assieme a questi altri che escono, e difatti così abbiamo fatto. Uno qua, uno là, ora ci siamo messi insieme, siamo usciti fuori. Io vi posso garantire che uscendo da quel cancello mi sentivo talmente sollevato, come se fosse già libero, perché prima non potevo parlare con nessuno, non potevo parlare con altri ragazzi che hanno fatto altri lavori. Lì mi trovo già fuori dal cancello, allora da lì ci hanno portato fino ad Auschwitz, che sono 3 chilometri e qualche cosa, e entriamo lì, ormai era buio, pesto, verso le 11 di sera siamo arrivati, quando verso mezzanotte circa arriva un ufficiale, sempre questi andavano con 2 attendenti perché avevano paura. Allora come entra dentro tutto un silenzio, tutti erano terrorizzati. All'improvviso questo qua dice, fatto in Sonderkommando che Arbeit. Chi ha lavorato nel Sonderkommando? Tutti zitti, chi va a dire chi ha lavorato nel Sonderkommando? Perché lì se diceva sempre io, ti faceva fuori, non subito, ti pestava di botte per fargli vedere chi erano quegli altri. Comunque fatto sta che lui è andato anche nelle altre baracche a chiedere, nessuno ha detto chi ha lavorato fino a loro, la mattina alle 5:30 avanti in marcia, e lì abbiamo cominciato la marcia della morte, quando si sente parlare, fuori non vi dico il freddo, la neve che copriva tutto, una cosa incredibile, però noi eravamo contenti che eravamo fuori da quell'inferno, che veramente era un bello inferno. E così è cominciato questa marcia, che è durata anche quella sui 12 giorni circa. E un po' con i treni, con i vagoni aperti, quelli per il carbone, immaginate un po', quello camminava e veniva tutta la neve addosso, non è che tu ti potevi curvare un po', perché eri così, attaccati uno con l'altro. 2 giorni in quella maniera, senza mangiare, senza niente. Poi all'improvviso si fermava tutti giù, perché magari i binari erano interrotti. Ancora in marcia, la notte si dormiva nei posti, nelle aie là dei contadini, e una notte abbiamo dormito all'aperto completamente come le pecore così, e lì sono morti parecchie persone con quel freddo di notte, e ancora a piedi, insomma alla fine siamo arrivati a Matau e lì ha iniziato un'altra storia, ma io ero già contento che ero fuori di là, e non mi pesava più tanto gli altri campi, che erano terribili anche quelli, però non si può, non c'è paragone tra quello e quest'altro. Ecco, questo qua di Mauthausen è l'unica cosa che non posso dire molto, perché arrivati in questo posto abbiamo dovuto rifare tutto quello che avevamo fatto prima
quando siamo arrivati a Birkenau, la doccia, il numero, ma non tatuato, bensì un piccolo cosa di metallo, 118-554, mi ricordo il numero ancora, e lì non siamo entrati subito dove si faceva la doccia, perché avevamo paura di quello che avevamo visto a Auschwitz, diciamo, perché no. E siamo stati per ultimo, abbiamo dormito due notti di fuori, perché chiudevano a un certo momento, e abbiamo aspettato il giorno dopo, alla fine siamo entrati perché non c'era più nessuno da entrare. Allora anche lì era sotto, alla fine ci hanno fatto la stessa cosa, dopo dovevi uscire fuori dalla parte opposta che era più alto e si usciva in questo viale dove sono le baracche da una parte e dall'altra e c'era lì un altro prigioniero che ci prendeva in consegna e in quel momento lì noi completamente nudi, bagnati come eravamo, in mezzo alla neve e allora questo l'altro eravamo diventati egoisti, non lo so, questo non si muoveva, c'era anche lui ragione, aveva un ordine, se non si diventavano 50 persone non poteva portarli dove ci doveva portare. Alla fine sono arrivati a 50 e cominciamo a camminare, lui piano piano, noi volevamo correre e questo freddo è veramente entrava dentro le ossa, finalmente entriamo dentro una baracca completamente vuota, non c'era un letto, non c'era nulla, meno male c'era il nulla per terra, le finestre erano tutte sane, allora lì ci abbiamo dormito due notti in questo posto messi come le sardine, però nel frattempo io ho detto a mio fratello, questi qua dai oggi, dai domani va a finire che ci scoprono, allora cambiamo cognome perché sennò sarà una tragedia, non sapevamo, dopo vi dirò il perché. Allora dico a mio fratello, io non mi chiamo più Venezia, mi chiamo Benetti, con la B quando chiamano per mandare a lavorare, con l'alfabeto siamo tra i primi. Allora mio fratello ha detto, guarda, tu fai Benetti, io rimango Venezia, fa lui, perché ci dividiamo e chi avrà più fortuna rimarrà in vita. Dico, va bene, lui è rimasto Venezia, io Benetti. Difatti il giorno dopo sono venuti e avevano bisogno di manodopera in un piccolo sottocampo di Matautu che si chiamava Merck e difatti ci hanno preso subito per lavorare in questo Merck e questo Merck non era altro che fare delle gallerie perché i tedeschi ancora volevano fare delle fabbriche perché avevano già fatto il quel missile V1 e stavano terminando per fare il V2 che era più forte. E allora abbiamo lavorato lì due mesi, anche lì c'è tanto da raccontare, comunque diventa troppo lungo. E quando dopo due mesi, anche da là ci hanno trasferito a Ebbez, che era l'ultimo campo dove mi sono liberato. Anche lì facevano queste gallerie, però la differenza di Ebbez era di Merck, le gallerie erano di terra, andavi in profondità, più andavi dentro più era caldo, allora stavi bene. Noi con i martelli pneumatici e poi c'era quel nastro portatore che portava fuori tutta quella terra. Mentre a Ebbez sono entrato dentro, subito l'acqua ti veniva da tutte le parti perché era roccia, ti bagnavi la testa fino alla punta dei piedi, così rimanevi tutto il tempo andando a letto, ti alzavi bagnato, ti rientravi a letto, sempre bagnato perché non potevi spogliarti, non potevi mettere una cosa a asciugare perché te la rubavano altri, magari venivano da te per dartelo se gli davano una porzione di pane. Allora uno preferiva andare come stava, si buttava così a letto e così è stato a Ebbez in questa maniera. Praticamente il lavoro che ho fatto dopo in questi posti per me era una cosa leggerissima perché non avevo quell'odore acre, diciamo, dei crematori ed era tutta un'altra cosa. Questo è quello che le posso raccontare e le posso anche dire che in questi posti io non sono tornato per niente, sono passati adesso 65 anni, non sono tornato indietro. Veramente noi vi ringraziamo di cuore perché siete in tantissimi, non me l'aspettavo, io ho detto che la mia città sono un fieme, ma non mi aspettavo tante gente così, davvero. E di cuore vi ringraziamo. Io mi associo a te.